Guardare le stelle ci impone di alzare la testa. Alzare la testa significa che non c'è rassegnazione, anche in questo momento così triste, anche in questo momento in cui proprio su Napoli, in questo territorio, stiamo vedendo una recrudescenza senza precedenti, due morti, le bombe per strada, le sparatorie, eccetera. E quindi rivedere le stelle è anche l'indicazione verso dove dobbiamo andare. Dobbiamo andare verso una società più giusta, dove praticamente i diritti non siano più favori. Dobbiamo andare verso una società in cui la politica non sia più sorda e muta. Noi sappiamo che dove c'è la mafia non c'è lo sviluppo e che per battere la mafia c'è bisogno di lavoro. Non è un ossimoro, ma è così. E quindi abbiamo bisogno oggi di rivendicare il lavoro che c'è, è questo della Whirlpool. Per noi la Whirlpool rappresenta, come dire, l'uscita dalla crisi della città di Napoli. Perdere il lavoro è sempre drammatico, ma perdere il lavoro a Napoli è ancora più drammatico, perché fuori da questa azienda ci sono le bande della camorra. Se non lavori c'è il rischio che questo esercito ti assuma subito, che è l'esercito dell'illegalità. Per cui è una battaglia simbolica per Napoli. Quando si dice Napoli non molla, è perché il futuro di Napoli dipende proprio da che fine fa questa azienda, che è circondata dal non lavoro, è circondata dalla disoccupazione, dalla precarietà. Io credo che sia una grande intuizione collegare la commemorazione dei morti innocenti, delle vittime innocenti per la mafia, con la Whirlpool. È evidente che nel momento in cui c'è una rinuncia alla cura delle opportunità di lavoro per un territorio, prosperi la criminalità organizzata. La nostra fabbrica sorge in un'area che ormai è depressa, il lavoro sta andando via ed è rimasto l'ultimo presidio di legalità, dove noi attraverso la nostra lotta mettiamo in essere i principi della democrazia, lottiamo perché quest'area non venga abbandonata e soprattutto che il lavoro continui e rimanga la strada maestra. Dopo di noi avanza il crimine, avanza la mafia, avanza la camorra, e la nostra lotta è una lotta di principio ma anche di moralità. Il lavoro è l'unica strada che permette di portare avanti le famiglie nel modo giusto e insegnare i valori ai propri figli col sacrificio e col sudore.